sti farabutti dei francesi, le comanda le pagioni con superbia e narrativano tutto quanto. La terra nostra è diventata porta aperta per gli stranieri. Un re Ferdinante scappa a Palermo quando vide il pericolo e noi restiamo soli a ne sfrogliare la matassa. E allora è cose su due, o su un portale o ribellarci. 806, secondo giorno di primavera, la tradizione ci racconta che il francese che comandava il drappello che presidiava il borgo di Soveria insidiò una bella giovane donna. La donna stava rientrando a casa. È morto un francese, anzi tre. A noi l'hanno sempre accusato i vecchi che vasce di giungiù che la china passa, ma la china passa o non passa, non passa mai se la china, ma basta, a me è la rivoluzione, a me cacciare questi francesi e Soveria. E la me sterminare tutti, a morte i francesi! Andiamo! Andiamo, cacciamoli! Sogno calabrisi! E calabrisi sono! Sogno calabrisi me lo vanto! Tegna la capocosta! E il meccanuscio annuncia tutto il mondo! Si sono riuniti a Capitan Mare, si sono avvicinati alle tende dei francesi e si sono comportati come fanno i lupi affamati. I francesi, mezzi vestuti, scappavano verso la cava. I nostri l'arrivavano e li gettavano in terra a corpi di caccia. Il 25 marzo Carmine Caligiuri ed altri cittadini di Soveria attaccarono un convoglio francese e presero, o meglio, ripresero ciò che era stato loro tolto, oltre al tesoro dei francesi, consistente nelle paga dei soldati. Si scatenarono i diavoli di tutta terra, ma
maledetti sti francesi che pennero per mondere ti portano spalascio dal paese nostro. Non più pace, non pigliava vento cale mai armata. E come potrei avere a pace se non hai notizie? Ma marito, ma dov'è? Ave una giornata qui, no, sei? E figli miei, a dove sogno? A dove sogni, figli miei? Faccio male pensieri, hai un presentimento. Oh, Madonna mia, non mi ammazzano. Vergine Maria, fanno, si ricogliono, sali e salvi. Ti ricordi? A dove fosse una giornata? Ah, e i figli non erano tutti i figli. A dove sono? Sono buoni? Oggi succede una cosa. Stanno tutti buoni, da mareare. Non c'è battito niente. Ma che giornata! Mi sento pezziato. E mi dice mia, io quando mi dissi che il paese sarebbe votato, mi stava alla porta e non aprivi più a nulla. Avevo venuto pure certi con male come mi chiamano, ma non ci rispondeva a noi. E facesse buono, la conosca mai c'è scammaccia, era tutti anni. Tutte le ranzami in goia su bacchina, la chiesa dei francesi. Ma che vuole? Che vuole? Contami, Gesù mio, che io non capisci niente, che vuole? E che io mi defunda. E devo solo che io faccio sempre un Dio che si ammaretava. Ma me ne hanno toccato a prepotenza che si potevano pigliare non solo i figli nostri, ma pure i terre nostri, ma non giù per me tempo. Fummo tutti decisi, tutti combattono, a cosa noi mi resta a casa. E quando non ti si può vedere che io non è Dio, vecchi, giovani, piccirini e grandi, armate di fucili, pistole, forcuni, cortei e corteiazze pure a mano vacante. Dell'andamme in goia del brochino San Meritano. I primi colpi del brochino soldati che avevano restato di guardia davanti alla porta della casa e visto tracoiare in terra senza manco su del foggio della presenza nostra. E poi l'andamme a mano facendo con le comandante della che nostra le scene fiamme di odio e indiviso tutti insieme un menamo alla mala morte. 14 furono, 14 furono i morti, non resta lui all'ordito a punto fatto, e nella dottina non li atterra tutte ferite pezziate di corpo che gridavano aiuto, mande passate ante quella carne avanteata, credavano che sempre si era morta una cosenda bottia, ecco poti con il vostro bosco mi cercare mai. Gesù mio che partiva, che giornata sventurata. Ma voglio venire in Monticello che ha la buona fortuna. Ecco, sotto corsia. Che succhi? Ha dovuto l'asso sulla sua. Ma non t'arresta, non c'è solo che arresta del tiro, non c'è pericolo. Non c'è pericolo, t'asso pure. Quando andavamo lanciamo con i francesi, da chi io spingi, spingi. Io vi ho fortunato un palato se faccio in terra. Poi la sorte di chi sa che sciopava tutti i porti, insomma, andava a messa, cosa mi somiglia, come venia, venia. Allora pensavo subito io, o faccia stessa cosa, mi faccio che andare con un lampo senza su da accorgere lui. Ricordiamo tu così di mare e mi messo in casa. E mi messo un'umina alla mano morte, quello io. E tu sei proprio sicuro che non ti metti nulla? Non mi passava ancora qua. Ma quale qua mi passa? Quale? E anche erano tutti i giorni. Già, fino a tutto il mondo succedeva. Domani da immagine. Giornata sventurata, mala sorte. Chi ci capitava sti francesi? Ma la meglio, e buona per noi, mia mia. Che te ne fotte di sti francesi? Ma sti francesi al momento siamo ricchi e nobili per noi. Sì. Non mi vendo con quale fortunato! E mo che vuole chiesto? Va bene a terra con lui, c'è la mano. Vendo con quale fortunato!
mamma, che qualche storia da mai ornata che passa a muore. Un bar, una bar, perché da mamma? Ma a me pare che sta ornata non più tanto male. Non è così. Non mi capisci, ma parlate alla porta come è morto quando era un sonno. Spiegatevi me. Io sono vivo. E se volete mi capiscite. Ma se la vendete così, mi spiego meglio. Fu un zema una giornata sana sana. E perciò avevo un legame lo stesso destino. Voi mi dite che parlate che non mi capisci. Voi mi vedeste quando mi sciupavi che tra le francese. E come mi vedeste voi, mi vedete tutti quanti a mezzo. Ma avanza per il comandante. E mi ordinavo, non ci porto tutta la roba che mi aveva picchiato. Dopo una buona sfuriata, mi mise a una mezza di gambe. E ho detto, non ci torno tutto. E che si sono fatti le cose, non mai. Ma non vedi che c'è la sorrenda sul discorso vostro? Ecco, io ebbe mucio torno tutto e restava come anche il giovittero. Ma mi pare che una cosa la vita è guava poter spartire da amici. Capisci se va così? Io sono con vostro. Ma che vi posso fare? E poi che io non mi sparto con voi. A fame a truscia. Compare, o a sapete lunga. Io ho vinto che dovevo picchiassero stamattina, siete un mambo da ste cose. Vi sbagliaste, lì è roba rubata non devo se mai. A roba guadagnata senza sudore non si può dire, o sapete me che è mia. Che la farina del diavolo salvo lo vento. Compare, non va, state girando come volete voi. Ma se siete davvero un amico, picchiate che a fortuna del bambuccio e basta, partite con me. Sta andato per tutti e voi. E vedo che avete visto male. Non pigliamo niente da chi a Baraonda. Decimi le mani sciupavano come quando arraggiate per la bocca mia. Mentite con la mambaccia. Compare, allora manco, come credete? E chi vi picchia che succede in da tagliata non credo più a nulla. E poi uno ha fatto un male fisso. Ehi, cacca finisce malamente. Che se mi costringete... Un male fortunato. Tu volevi un fallo speculativo che tu cerchi la roba che non cerca, capisci? Tu non ti accontenti mai. Ma patente. E non ti permetto di fare in giro cantine cantine. Dopo un minuto ti sciogli la lingua. Compare, tu dico, cacca non finisce a così. E come finisce? Dimmelo tu. Sono a tua disposizione. Armi di maiettone e dimmi tu vuoi andare a facermi una zombata. Tu sai quando il paese non mi abbatta nulla con una porta di mare, perciò c'è tu. O ti sapete, o ti metti davanti alla punta di una porta di mia, ti faccio forza morza. Ah, compare, mi pare che state scappando un po' tutto. Io non è che voglio mai battere. E poi me la vita che ti capisci. E avevi di restare felice come fumo sempre. Papà Chino, sei a me! E va buono, se la mandate così, vi cerco scusa e a buona serata. E già da corcare, che la giornata fu tosta. Chi volia qui, per fortuna? Non volia niente. Se pensavo che andavo a fare lo speculativo con me, non ci ha battato te che la roba che c'è con te, volevo pure una parte della roba mia. Io sempre per non si vuole. Ah, non c'è buona che ero. Ah, non ti preoccupare, che con tutti i buchi che avevo dentro la cucina, non ci ho fatto niente, non ti preoccupare. E muoio il tema della zingara, faccio una maniera tua, e diamo il porcamo, senza me. Sì, mi sento pezziato. Andiamo con il letto e quasi pronto, non ti preoccupare. Tutti curti, ma io non ti usare, non c'è poco, ma aspetti i figli. Vai a non curto, sì. Ecco, sapi se mi arresce un picchio sonno, ma sapi povero, e mi porco ricco. Tieno a capo tosta e mi desiderbo. Sogno calabrese, calabrese sogno, e sogno nominato per tutto lo regno. L'inevitabile rappresaglia scattò subito in tutta la sua durezza. La divisione Verdier bruciò i villaggi,
fra i quali Soveria, e disperse i ribelli uccidendoli quasi tutti, compreso Carmine Caligiuri. Il dramma di Soveria e di Carmine Caligiuri inizia nel sangue e finisce nel sangue nel giro di appena una settimana. Finisce qui la prima rappresentazione, la prima rappresentazione.